Oh, Señor. Merda! Va bene, d'accordo, andiamo. Coraggio, coraggio, cazzo di pifone, coraggio! Forza! Dai. Ok, 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 andiamo. Fatti forza. Coraggio, puoi farcela. Puoi farcela. Là. Chi c'è? Non ci importa.
fatta più merda. Che è successo qui? Sarà mica. Che sono questi? Sono vicini. Forse sono di là. Devo trovare come arrivare lassù. Alex? Giulia? Dove siete?
Scheletri. Scheletri. Scheletri? Dov'è la pelle, amici? Che fine ha fatto la pelle? Non dovresti essere qui. Non dovrei vederti. Una qualche sorta di litigio. Chi va là? Via, via! Alex? Giulia? Oh, cazzo, no! Diavolo, sono finita.
Questo posto non ha senso. Che succede qui? Coraggio, Fliss, resta lucida. Troppo assurdo.
Brad? Capitano? Come mi hai trovato? Direi che la mia idea di nascondermi si è rivelata vincente. Sì, questo devo concedertelo. Almeno non sanno quanti siamo. Mm-hmm. La maschera antigas? L'ho trovata in un armadietto. Ho pensato servisse, non lo so. Dobbiamo andarcene. Ok, direi proprio che ci siamo persi del tutto. Una nave così ha un mucchio di corridoi. Basterà esplorarli uno ad uno e trovare una via d'uscita. Quello che speri quando sei a bordo di una nave. Dobbiamo raggiungere il ponte. Hashtag mi hai letto nel pensiero. Al caso nostro. Presto, Brad. Su, vieni qui. Wow. Forse quassù. È la nostra unica opzione. Quello è l'albero motore principale. Sei pronta? Sì. La nostra via d'uscita. Vorrei illudermi che possa essere utile in qualche modo, ma non è così. Caspita. È alto. Ci sarà un modo per salire sul ponte? Ma non mi dire. No, da questa grata non si passa. Ehi, Brad, guarda. La scala potrebbe fare il caso nostro. Tiriamo a sorte? Vado io. Ok, prego, fai pure. Ehi, Flash, tutto bene? Sì, certo. E tu invece? Grandioso. Ci mancava solo questa. Diavolo! Tutto ok. Ci sarà un altro modo. Guardo qui se c'è qualcosa di utile. La scala è andata.
ancora quella pala rotta! Usa quella! Forza la grata e sbrigati, l'acqua sta salendo! Grazie. Sarai annegata.
Mi spiace, ma hai fatto la cosa giusta. O lui o noi. Posto sicuro. Siamo al sicuro. Credo che... Sì, non corriamo rischi. Ascoltate, Fliss, eravamo in una stiva e... Respira. Che è successo? L'acqua è salita in fretta. Ho provato a tirarla su, ma non ho... Oh, oddio. È orribile. Oh, ma salve! La situazione sembra aver preso una piega quasi mistica, oserei dire. Ah, la nostra prima vittima. E la povera Fliss. Volevamo questo per lei? O c'è ragione di rammaricarsi? È chiaro cosa stia accadendo? Come fermarlo? Come salvare le vite dei nostri compagni di disavventure? Andrà bene, spero. I precedenti occupanti della nave non sembra ci siano riusciti. E molti sono morti quella notte. Voglio permettermi un suggerimento.
Vediamo un po', come posso spiegarlo? Diciamo che qui potrebbero esserci forze in gioco più scientifiche e persino alcune più politiche, magari meno sovrannaturali. Comincia a essere evidente, non è vero? Che mai nulla e nessuno è realmente quello che sembra. Spero possa aiutare. Non vedo l'ora di scoprire a quale fine andranno incontro queste anime sventurate e se si possano impedire ulteriori tragedie. Forza, mai desistere. A presto. Che diavolo succede su questa nave? Perché sembra che ci sia qualcosa di maligno, di letteralmente maligno laggiù. Restiamo calmi e cerchiamo di usare la testa, va bene? Alex non era l'unico Alex. Di che stai parlando? C'erano queste cose barcollanti e avevano tutte il viso di Alex. È stato orribile. Giulia, non ti farei del male. Lo sai, vero? No, lo so, ma... Non può essere reale. A una cosa sarei disposto a credere, ma non a tutte queste follie. Non è una coincidenza. Sta succedendo qualcosa qui. Come distinguiamo ciò che è reale da ciò che non lo è? Avete trovato tracce dell'oro? Forse dovremmo rassegnarci, non c'è oro. L'avremmo trovato. Che cos'è successo su questa nave? Dove sono tutti? Siamo su un mausoleo, più che su una nave. Da dove vengono tutti i cadaveri? Sembra che sia davvero possibile morire di paura. Ed è quello che è successo a questi poveretti. Questo posto mi dà la nausea. È strano, sporco, puzza. E non mi piace. Questo posto sembra un concentrato di brutte sensazioni. Che cosa sarà successo in questo posto? Non ne ho idea. Beh, ne sappiamo più di prima. È meglio di niente. È ora di elaborare un piano, gente. Un piano vero. La Duke of Milan. Tornare a bordo è l'idea migliore. Fliss ha detto che serve lo spinterogeno. Un attimo. Deve esserci una radio a bordo. Possiamo trovarla e usarla. Bella idea, ma funzionerà ancora? Serve un modo per arrivarci. Andiamocene da questa nave. Ma non mi dire. Credo che siamo, per dirla tutta, completamente fregati. So che sembra assurdo, ma forse hanno abbattuto loro il relitto che abbiamo esplorato. Bene. Sarebbero utili se non fossero bucate. Come si sale?
Non ancora, manca poco. Ehi, mi serve una mano qui. Forse si può salire da qui. Aiutami. Ti aiuto io. Da questa parte! Ho trovato un passaggio. Sembra fossero finiti in una tempesta.
Trovata la radio? Ah, non ancora. Manca poco. Non ha alcun senso. Come potevano andare a San Francisco con questa rotta? Sembra volessero nascondere il loro arrivo. Giocavano a nascondino, in pieno oceano.
Finirono fuori rotta e il cielo era coperto. Non capivano la loro posizione. Guardate! No, non ci posso credere. Questo affare funziona ancora. Beh, c'è solo un modo per scoprirlo. Ci provo io. Funziona! Chiediamo aiuto. Ehi! Ehi! Pronto? C'è nessuno? Mi sentite? Vi sentiamo. Basta. Oh, cazzo! Ci sento! Se ci sentite, siamo su una nave, un mercantile. E le nostre coordinate sono... 12 gradi e 30 minuti sud, 151 gradi e 20 minuti ovest. Vi prego, venite subito! Ci serve aiuto! Ripetere, prego! Ripetere, prego! Passo! Siamo su un mercantile abbandonato, grande e vecchio. Pronto? Pronto? C'è qualcuno lì? Rispondete! Venite a vedere! Forse lì sotto possiamo scoprire come riattivare la corrente. Dobbiamo far funzionare quella radio! Uno deve restare per i messaggi. Vado io, naturalmente. Ce la posso fare. Ora tocca a me. Fratellino, che c'è? Direi che ti meriti una promozione. Ti va, fratello? Di che parli? Hai difeso la porta. Ti sei schierato in prima linea. Bell'accostamento di metafore. Non quando arriva una mitragliatrice. Sono fiero di te. Sul serio. Non male, vero? Ehi, quindi te la senti? Io credo in te. Vengo anch'io. Ehi, cosa? Giulia, no. Oh, va bene. Su, andate. Divertitevi. Vieni, non fare scherzi. Ok. Io e te, fratello. Ah!
Qualche osso rotto? Tutto ok, ragazzi? Sto bene. Ora cosa facciamo? Non so dove cazzo siamo. Devo concentrarmi per orientarmi. Aspetto qui alla radio. Prendi. Andiamo. Siamo nei ponti inferiori della nave. A quanto pare è scoppiata una rissa e hanno sbattuto in cella questo Charlie. Dieci giorni? Alla faccia della rissa. Un certo Joe è finito in infermeria. Quando eravamo piccoli e siamo entrati nella centrale elettrica. Sì, più o meno. Ma perché mi hai portato? Pensavo ti avrebbe fatto bene. No, ma col senno di poi direi che te la facevi sotto. Smetti! Forse era il figlio di qualcuno a bordo.
Vieni a vedere. Guarda, qua giù. La sala macchine. Sì, hai ragione. Sembra un buon posto dove cercare un generatore. Scopriamolo. Merda. Niente più scala. Posso saltare fino a terra. Aspetta, cerchiamo di usare la testa. Tutto bene? Sì, a posto. Scendi ora. Cazzo! Wow, wow, wow. Accidenti! Cosa c'è? Tu non hai visto niente. Ma certo, no. Non hai visto nulla. Ti senti bene? Sì, per la prima volta comincio a capirci qualcosa. Nessuno mi ha assalito. Ti dispiacerebbe spiegarti? Dunque, la nave trasportava l'oro della Manciuria, che a quanto pare non è affatto oro, è un agente chimico. E qui c'è questa strana nebbia ovunque. Non potrebbe essere l'oro della Manciuria. Forse lo stiamo respirando e ci sta mandando fuori di testa. Sì. Sì, ha senso, più o meno. Non è successo realmente. Allucinazioni. Sappiamo che l'equipaggio era terrorizzato. Avevano le allucinazioni e credevano che tutto fosse reale. Quindi l'aereo dell'immersione è legato alla storia? Non lo so, pare che l'aereo sia entrato in contatto con la nave, ma è una teoria. Oh, cavolo. Ok, beh, andiamo avanti.
Sbaglio, uno di quei tizi ha chiamato l'altro fratello. Che storia. Sì, cioè prima mi sembravano mostri, ma se sono fratelli. Beh, anche i mostri hanno fratelli. Azionalo e poi torniamo di sopra. Ok, torniamo di sopra. Serve un'altra strada. Oh, grazie a Dio. Sentite, abbiamo bisogno di aiuto qui. Chiarite, qual è il problema, pazzo? Aiuto! Non so spiegarlo, ma siamo in pericolo, lo capite? Ci serve aiuto! Vi prego! I pescatori l'hanno preso dalla Duke. Sì. Funziona ancora? Restano soltanto pochi minuti di aria. Lo portiamo con noi? Potrebbe rallentarci. Per me no. È grosso, pesante, non serve. No, dovremmo portarlo. Alcune sezioni della nave sono sommerse. Forse sarebbe il caso di evitarla. Sì, dobbiamo andarcene da qui.
È inutile nascondersi, brutte merde. Perché volete tenere tutto l'oro per voi, eh? Ce n'è abbastanza anche per me, più che abbastanza. Siamo compagni d'avventura, no? State cercando di tagliarmi fuori? Non potete tenervi l'oro. Allora mi lasciate qui a morire. Ma io sono il capitano. Qui comando io. E sono io quello che decide chi va e chi resta. Hai visto i suoi occhi? È troppo rischioso. Scappiamo, dai! Vai, 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 vai! Fermarlo. Sì, la porta. È spessa come un mattone. Ok, ok. Non vi muovete. Guai a voi se provate a cambiare adesso. Giratevi. Lentamente. Ok? Capito? Non cambiate. Niente scherzi. Alzate le mani. Con calma. No, no! Non in quel modo! Non dovete trasformarvi! Ehi, senti, ascolta. Non ce l'abbiamo, te, ok? Vogliamo solo andarcene sani e salvi. Capito? Mi spiace, ma se respirate, temo proprio non avrete molta scelta. O voci in capitolo. Ah! Ancora! Sta di nuovo cambiando tutto! Cosa? Che cosa cambia? Indietro! Scappate dalla nebbia! Ehi, qui non c'è nebbia. La nebbia! Non respiratela! Aspetta! Cos'è questa nebbia? Che cosa fa? Viva! Fa resuscitare cose che non dovrebbero essere vive. E qui dentro... è entrata con noi adesso. Senti, calmati, ok? Ehi, ti devi calmare. Basta! Basta! È in uno di noi, vero? Metti giù la pistola, ora! Mi dai ordini? Perché mi dici cosa fare? Avete respirato la nebbia! È finita! Posso sentirlo? Ok. Senti, c'era qualcosa nell'altra stanza. Sembrava fu nebbia, forse. Lo sapevo! Te l'ho detto! L'hai respirata? No! Abbiamo trattenuto il respiro. La nebbia non è dentro di noi. Ah, davvero? Sarete esperti di immersioni, ma non pensate di fregarmi. Siamo stati qui per delle ore! Avete sempre trattenuto il respiro? Lo state trattenendo ora? Aspetta, senti! Abbiamo un rebreather della barca. Cosa? Lo usiamo per toglierci la nebbia dai polmoni, capisci? E lo possiamo dare anche a te. No, 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 no! Via, 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 lontano da me! Oddio! È in me, ho la nebbia dentro, vero? È dentro di me! La sento vorticare dentro di me! Mi sta
sta cambiando! Dall'interno! No, no! Non c'è nessuna nebbia dentro di te! No! Sono tutte bugie! La vedete dentro di me, vero? Volete fregarmi? La nebbia è qui dentro! Sta divorando! Ah. Ehi! No! Aspetta! Oddio! Cazzo! Cazzo! Che diamine! Ci stai pensando anche tu? Purtroppo sì. Infestato.
fosse. Mais ils étaient là. Et ils me regardaient droit dans les yeux. À travers moi. Avec leurs yeux. Avec leurs putains de grands yeux. Tu crois pas? Non! Moi, je te crois pas! Arrête ça! Arrête de me regarder! Tes yeux sont gros! Non! Non! Non, bordel! Je vais te crever les yeux! Fous-toi avec tes yeux! Je t'en prie! Ah! Indietro! Indietro! Calma. Ok? Calma. Non vogliamo farti niente. Ok, ok. Come vuoi. Ma non ti agitare. Possiamo darci una calmata? Ti prego. Ma fai sul serio? Invece di calmarti, usi la mazza! Thank you.
Ok, è ora di scoprire se funziona. Guarda che razza di nave. È abbandonata. Ehi là! Alex, Giulia! Siete qui? Insomma, è annegata. E... che morte tremenda. Soprattutto per Fliss, cioè l'acqua era la sua vita. Ma poi l'ha anche uccisa. Cazzo. Dovevo esserci. Quando è morta. Potevo fare qualcosa. Potevo essere io. Sarebbe stato meglio. È finita. Game over. Capolinea. Almeno per ora. Ma è sempre possibile riprovare. Vedremo se andrà meglio la prossima volta. Non è andata male. Alcuni sono vivi, altri morti. Di chi è la colpa? Posso dire che quando cala il sipario c'è sempre chi è pronto e chi no. È tutta una questione di scelte, in fondo. Scelte compiute in tutta fretta, in preda al panico, con il cuore invece che con la testa. O viceversa. Scelte le cui ripercussioni potrebbero manifestarsi solo più avanti nel tempo. Perché avranno ripercussioni? Ci sono sempre ripercussioni.
Ci incontreremo di nuovo, magari a Little Hope, o magari altrove, chissà. Ma accadrà. Questo è più che certo. È inevitabile. Won't you spare me over till another year? 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 Oh, death, oh, death, won't you spare me over till another year? Well, what is this that I can't see with ice cold hands taking hold of me? Well, I am death, none can excel. I open the door to heaven or hell. Everybody's looking, trying to find a way out. See them seeing every day what this world's all about. You're realizing that it's hard, you're trying to pick the right path. There's poor people, poor streets inside the neighborhood mass. Bearing scars of the past, they keep trying to escape. Destiny within their eyes, these are the tears of our fate. All these numbers of our lives that we keep trying to equate. They got us living every day, we're in search of that gate. Pray. Oh, death, oh, death, won't you spare me over till another year? Oh, death, someone would pray, won't you come and call me another day? The children prayed, the preacher preached, time and mercy is out of your reach. Lo and behold, the pale horse and the rider who decides the fate of one who made a failed choice. With a tail off behind it, the trails off in the fire that sparked those who don't know they're stuck on a stale course. Yeah, we all face death when it comes to take your breath. Usually without knowing how many days are left. Some raise their chest, others cower when it comes. Whether you're living in the towers or down in the slums. Oh, death, oh, oh, death, won't you spare me over till another year? Well, I'll fix your feet till you can't walk. I'll lock your jaw till you can't talk. I'll close your eyes till you can't see this very hour come and go with me. Heaven's coming, praying it doesn't come late. This is for real, man. It's how I push through my pain. When asses always falling in death's rain. It's cold outside, death look me in my eyes. Hold through these plans, man, we gotta be wise. Hold through together, it's then they will rise. I'm saying peace for all my people that can see through the lies. Un can la 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 brisa running up her thighs while she's singing. Oh, death, oh, death, won't you spare me over to the new. Soul, to leave the body and leave it cold. Throw up the flesh off of the frame. Dirt and worm both have a claim. Take a moment to reflect on. Think of all the things in your life that you slept on. Or slip through your fingers like Teflon. Cause you lost your focus steady thinking about the next dawn. Saying that the next dawn you'd make things better. But you didn't get a chance to make your reparations. Better make some preparations. But if you're not ready yet, death comes for all of us, my friends. So you better get. Oh, death. Oh, death. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another day? Won't you spare me over till another day? Won't you spare me over till another day?
just saw someone in the woods. Whoever it was, they're gone. Okay, very good. Who's there? I fashioned her with my own hand.